Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Assassin's Creed Valhalla. Siamo sempre qui nel DLC dell'Assedio di Parigi, siamo qui con Eivor e dobbiamo andare a Melan, quindi dobbiamo tornarcene a Melan, per cui qui facciamo il viaggio rapido. Ok, eccoci. Allora, aspettate che cambio un attimo il mio equipaggiamento perché questo non mi gusta, non mi gusta. Dov'è quello del mentore? E andiamo. Lì abbiamo le quest Non è secondarie. giusto. Hanno osato disonorarci. Siegfried la farà pagare molto cara ai franchi. E gliela faremo pagare con calma. Morso di lupo, sei stato via molto. Abbiamo problemi. Angerwin è morto, anche se questi franchi sono afflitti da un male misterioso. Lo vedi anche tu. È come ti dicevo. Ora capisci perché sia inutile scendere a patti con loro? Ma devo provarci. Grazie a lui sono arrivato al re. Carlo e io abbiamo raggiunto un principio di accordo. Hai incontrato il re. Devo considerarti un mio nemico ora. Sei l'unico rinforzo di Toca e adesso mi tradisci! Di che problemi parli? Quali sono qui per il solo primo? Dovevo approfittare dell'opportunità. Non intendevo ingannarti. Ma lo hai fatto. E nel frattempo abbiamo subito attacchi e perdite che avresti potuto prevenire. Perché? Che è successo? Scoprirai con chi hai intenzione di scendere a patti. Toca te lo mostrerà. Io devo pensare alla vendetta. Vieni con me, morso di lupo. Ti ricordi le sentinelle scomparse? Mentre tu e Siegfried inseguivate Angelwin, io le ho cercate. Ma erano sparite. Dopo l'ultimo attacco le abbiamo trovate. Che intendi dire? Dov'erano? Vieni con me. Andiamo. Seguiamo Toca all'obitorio. Guarda. Queste ferite non sono opera di spade o di animali. Opera dei franchi. L'hai detto anche tu, un male li affligge. Non c'è onore in ciò che fanno. Questi erano miei amici. L'ho già visto succedere. Qualcuno sparisce nel nulla e quando ricompare ha quest'aspetto. Toca, devi aiutarmi. Carlo mi ha chiesto di trovare la regina. Forse così potrò proteggere l'Inghilterra da questo male. La regina era a Evreux ieri, in compagnia di alcuni preti. La troverai là. Voi pensate che io non faccia altro che bere e portarmi a letto uomini e donne? Merda! Io ho occhi in tutto il regno e so molte cose. E devo andare a occuparmene giusto ora. Quando avrai del tempo, Eivor, passa a trovarmi. Ho del lavoro per te. Siegfried ha ragione, morso di lupo. Hai avuto prova di quanto i franchi siano codardi, ma vuoi ancora trattare con loro? Non mi opporrò a mio zio. Mi dispiace, stavolta non posso aiutarti. Hai ragione. Tu devi pensare al tuo clan, Toca, e io al mio.
Sono venuto qui per questo. Andrò a Evreux da solo. Quando tornerai da Evreux, raggiungici al nostro avamposto a ovest di Parigi. Pianificheremo l'assedio. Ok, va bene. Per tenere lontano Carlo dall'Inghilterra, devo trovare la regina. È stata vista con dei preti a Evreux. Devo andarci anch'io. E ci andiamo. A Evreux. Certo che sti francesi, da rinomi ai loro dintorni, sono stati molto particolari, eh? Quelli sono quelli del clan del cervo, quindi sono tutti cornuti. Vabbè, andiamo tumuli funerari, ok, andiamo di qua per andare verso Evreux a cavallo del nostro super mega destriero. Che non so se c'è modo di cambiarlo, perché mi pare di averne comprato qualcuno off camera. Però allora, vai, galoppa, galoppa. Dovrebbe essere da queste parti. E 200, no, 2 chilometri. Allora, qua andiamo verso Evreux, va? Dovremmo esserci ormai. Cioè, chissà che è andata a fare la regina con dei preti là. Cioè, è da tutt'altra parte rispetto a dove dovrebbe essere. No, però, raga, adesso che sto registrando praticamente tramite OBS e con un microfono completamente nuovo rispetto a prima, quando vedrete sto video sicuramente sarà già passato del tempo. Mi sto trovando decisamente bene, raga, decisamente. Molto meglio di come facevo prima. Devo colpirla subito sta volpe, mannaia, non ci ho pensato. Allora, qua c'è un altro coso lì delle libellule. Che mi sa che hanno preso sto marchio delle libellule al imitando quello che dovrebbe essere tipo quello di The Last of Us. Allora, lì c'è il sincro coso. Allora, io farei la sincronizzazione prima, perché almeno così. Stupidi lupi. Diventa anonimo. Devo diventare anonimo. La bandiera franca. Che cosa ci fanno? Ok, tu sei tolto, va. Ci siamo sincronizzati pure qua. E 1-2. Ok. Ma il primo che ho ucciso. Ok, qua. E poi ci sono i due lupacchiotti qua.
Aspetta che qua c'è della roba. Eh no, non posso non posso spostarla. E come faccio ad andare qui sotto io? Vabbè. Amen, dai, andiamo a trovare sta cacchio di regina, va. Ci sarà sicuro un altro modo per arrivare là. Reginetta, vamos. Eversin, ma non doveva essere Evreux il posto? Perché adesso non si galoppa più? Ah, ma perché forse siamo già arrivati al posto dove dovevamo arrivare? Ma è duro, Cass. E perché non... gente prima in picca. I corpi mutilati delle sentinelle di Melan. E ora questo. Tutto il regno è preda di questo male. Dai che ci siamo, 400 metri. Se solo potessi andare un pochino più veloce, Eivor. Un altro punto di sincronizzazione lì. Salve. Buoni, comodi, comodi. Cioè, il re è a spassarsela nelle fogne lì, nelle, con le donnine lì. E noi dobbiamo andare a cercare la sua regina. Che è qua. Ok. Caro, che stai facendo? Ci perderemo la giovane madre se non ti dai una mossa. Vola, Sinin. Caro, che stai facendo? Ci perderemo la giovane madre se non ti dai una mossa. Si stanno radunando per qua. Siamo tutti peccatori! Nessuno di noi è puro! Risponderemo tutti a Dio. E dunque, dobbiamo cercare la salvezza. Grazie a Dio. La giovane madre è qui per aiutarci. È quasi pronta a iniziare. Andate tutti alla chiesa! Vanno tutti da qualche parte. Forse scoprirò qualcosa sulla regina. Allora, prima fammi fare la sincro qua e poi vediamo se ha a che fare con la regina, sta roba. C'è troppe sincronizzazioni in questa mappa. Cioè, sono una troppo vicina all'altra le sincronizzazioni. Oh. Dai, Eivor, vai, su. Dai, vai. Dai, ci sei? Ok. Mazza, che colori, però. E che grafica. Mi sta piacendo sempre di più sto gioco. Allora, dov'è la pagliuzza? Là dietro. Whee! Spezzoniamo la chiesa. Prendi posto appena puoi. La giovane madre inizierà presto. Ah, va bene.
le acque oscure mi coprirono. Poi vidi la sua sacra luce e, oh, la sua gloria accecante. Vi ricorderete del miracolo di Sant'Aurino, di come ridiede vita a una donna arsa. Anche io, da bambina, fui quasi arsa a morte. All'altare il santo mi apparve, mi toccò e mi guarì. Il tempo non ha intaccato il suo corpo santo. Lui mi ha toccato perché io possa toccare voi. Neanche Loki saprebbe mentire meglio. Dio è luce. Ma cosa avete fatto nella sua luce? Avete guardato solo a voi stessi e avete camminato nell'oscurità. Il demonio vi domina nella mente, nel cuore e anche nel corpo. Nessuno è al sicuro, né i poveri, né i re, né le regine. Scegliete oggi chi servirete domani, poiché il giudizio arriverà. E con esso arriveranno la salvezza o la dannazione. Preghiamo. Sparita. Questa giovane madre sa qualcosa della regina. Devo trovarla. Mi scusi, suora. Non avrebbe già dovuto essere... Ti vedo preoccupata. È per mio marito. Ah, scusa. Cercava la salvezza e non è ancora tornato. Sono passati giorni. È tutta colpa mia. Parlami della salvezza. Mio marito stava per lasciarmi, ma mi ama. Il diavolo deve averlo ingannato. L'ha mandato ad Aquila per il rituale della salvezza. La giovane madre voleva liberarlo dal demonio. Il rituale avviene ad Aquila? Sì, al santuario della giovane madre. Povero marito, credi che stia bene? Credo che tu ti debba preparare al peggio e pregare il tuo Dio per il meglio. Sì, sì, devo pregare. Devo pregare. Dovrei andare ad Aquila, dove compiono i rituali. E andiamo ad Aquila. C'è una taverna. Lì potrei trovare qualcuno che sa dov'è la giovane madre. Alla taverna, ah, lì. Vola su queste terre, amica mia. Questi fanatici sono una seccatura. Ora che quella suora ha il suo ostaggio di lusso, sono anche peggio. Shh, non ci è permesso parlarle. Non hai timore di Dio? Taverniere, sono nuovo di qui. Che sai dirmi della giovane madre? Questi ubriaconi non fanno che parlare dei suoi rituali di salvezza. Non è così, Bastien, razza di chiacchierone. Mettiti comodo, nordico. Bastien sta bevendo e ti dirà tutto quanto, vero Bastien? Eccomi qua, Bastien il chiacchierone, Bastien l'ubriacone. E non dimentichiamo Bastien il cliente, vero oste? Siediti, nordico, ordinerò anche per te. Sì, credo anch'io. Ci hai alla tua mercé, nordico. Da dove vieni? Arrivo ora da Melan. Melan? Non sarai della banda di Siegfried? Sono solo di passaggio, amico mio. Non passare da Aquila. Lì è dove portano quei poveracci per la salvezza. Potrebbero obbligare anche te. Ditemi della giovane madre e dei rituali di salvezza. Posso dirti che abbiamo un sacco di lavoro, da quando hai il suo ostaggio speciale, intendo. Shh, Bastien, queste sono faccende sacre. Un ostaggio speciale? Qualcuno di molto vicino al re, pare. Una donna, dicono. Mio Dio, Bastien!
Ah, ma non possiamo parlarne, Dio potrebbe sentirci. Ora bevete, amici! Offre Bastien! Bene. La giovane madre non ci dà pace. Lavoriamo giorno e notte. Quasi non riesco a dormire. Ma il mio cavallo? Ho fischiato? Cioè, vabbè, prendo questo, il mio non è arrivato, quindi vabbè, userò questo. Buongiorno! Adesso arriva il cavallo. Allora, andiamo ad Aquila. Che è dove si compiono le cose speciali. Quindi tecnicamente la regina dovrebbe essere lì. Aquila. Che sia qui Aquila. Assassina la giovane madre. La sua chiamata giovane madre. Controlla la gente di... Esplora Aquila per trovare la giovane madre. Voglio andare nell'occhio. Se non attiro l'attenzione mi sarà più facile trovare la regina. Vieni giù tu. Ok. La chiave della guardia aprirà qualcosa qui intorno. Aspetta, ma l'altro che ho ucciso. Ok. Mi ha dato la freccia che ho usato, perfetto. Dovrebbe aprire forse qua? Sì. Annaia, che culo. Belli spediti, regà. No, ehi, Eivor. No. Ok, qua, così, bravo. Sento un certo odore di sangue. E un sapore di ferro sulla lingua. Un sarcofago cristiano. Molti sono antichi, ma questo è nuovo. Vai giù. Quindi di là devo andare. È la regina. Non importa cosa dicono i Bellatores. La giovane madre la risparmierà. Deve farlo. Il coltello è ben fatto, ma la lama è smussata. Non taglierà facilmente. Devo immergerlo nel sangue. Oh, che spavento! Sei uno dei nuovi assistenti? Bene, molto bene. Sì, sono qui per aiutarvi. È un brutto momento. Lì dentro c'è la regina. Io non me la sento. Non credo di farcela. Io sì. Dimmi che devo fare. Davvero? Bene. Devi immergere il coltello nel sangue sacrificale. È sul tavolo. Poi lo darai alla giovane madre. D'accordo. Preparerò il pugnale per la giovane madre. Tu resta qui. La salvezza ha un prezzo molto alto.
Cavolicchio, macabro sto posto. Il coltello è coperto di sangue. Posso usarlo per avvicinarmi alla giovane madre senza coinvolgere la regina. Dov'è la chiave? Oh, qui c'è lei, quindi... la chiave è lì. Se li attacco, potrebbero uccidere la regina. Devo trovare il modo di avvicinarmi senza destare sospetti. Quindi, dovrò farla molto... Eivor, che ci fai sopra il barile? Ok. Hop. Ok. Questo non è il volere di Dio. Tu conosci le scritture, Eufrasia? Dove hai letto ordini di questo tipo? I miei ordini giungono da Dio. Come presto potrai vedere. Quella è la regina ed è prigioniera della giovane madre. Vai. Confermiamo l'uccisione e via. Ma io che speravo di... Pensavo di averti ucciso. Posto la tua fiducia in me. Mi dispiace che sia morta. Non è sempre stata così ed era troppo giovane per quel rancore. I tuoi metodi sono assai risoluti, ma è stato Dio a mandarti qui. Sei un nordico, non è vero? Sono Eivor del clan del Corvo e non sono qui per volere di un dio. È stato tuo marito a chiedermi di trovarti. Ti ha mandato Carlo. Non c'è tempo. Dobbiamo trovare una via d'uscita prima che ci scoprano. So come uscire. Seguimi. Non ti ho ancora ringraziato. Sei stato molto coraggioso. Non è stato coraggio. Sono qui solo perché ho promesso a Carlo di riportarti da lui. Ancora di nuovo sti cavolo di ratti. Ratti. Colpa della peste. Bestia di cibo a volare. Vai. Finite tutti là. Oh. Questo adesso lo chiudo con questo. Ne arriveranno altri.
Per ora va bene così. Secondo me questo mi potrebbe servire. Allora, vediamo. È necessario occultarmi qui. Regina, dov'è? Ah, siete qui. Oh, siamo bloccati. No. Il muro è cadente. Allora, distanza di sicurezza, mia regina. Aspetti, eh. Ora può andare. Oggi sei stato uno strumento di Dio, non dubitare. Ma ora devo andare, c'è qualcuno che mi aspetta. Non è stato il tuo Dio a liberarti. Sono stato io, e l'ho fatto solo per riportarti da tuo marito. È da lui che andremo. E non credi che sia stato Dio a guidarti? Dio usa anche gli asini. Può usare chiunque, te compreso. In ogni caso, ti riporterò da Carlo. Ma Carlo non vuole me. Io di te posso fidarmi, lo so. Sento che sei uno strano strumento di Dio. Ti mostrerò cosa cerca Carlo. Potresti tentare di ingannarmi. Sì, in fondo potrei, ma non lo farò. Davvero non credi che in tutte queste stranezze ci sia la mano di Dio? Io credo solo che tu usi il tuo Dio per avere sempre ragione. Mi piaci, Eivor. Ora so perché Dio ti ha scelto e perché mi sarai amico. Andremo insieme. Ok. Molto bene, ragazzi. Io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima, ciao belli!